LAV, Animalisti Verona, Freccia 45, LAC, Lega Protezione del Cane, LIPU, No alla Caccia, EMPA, GAIA, LIMA, La Voce dei Conigli. Tutti hanno messo in campo le loro energie in supporto di Stop Vivisection per centrare il traguardo del milione di firme, perché la vivisezione è il crimine più nero che l'uomo possa compiere nei confronti degli animali e di se stesso. Falsa scienza, cattiva scienza al servizio della Big Pharma, che ci vuole malati a vita per poterci curare e guadagnare, e che per fare questo tortura senza pietà esseri innocenti e gentili. Ogni anno quasi 1 milione per un giro d'affari di 250 milioni di euro. Ogni giorno 2637 animali entrano nei laboratori di vivisezione, 99 ogni ora. Solo con il costo degli animali si potrebbe avviare un vero programma di ricerca di metodi alternativi, se solo si volesse. Ma Big Pharma non può correre il rischio di ritrovarsi con test che diano risposte certe. Deve per forza usare gli animali per riuscire a passare al passo successivo, ovvero la vera sperimentazione, quella sull'essere umano. Solo in Italia nell'ultimo decennio 25.000 farmaci sono stati ritirati per gli effetti collaterali gravi che provocano, tutti regolarmente testati sugli animali. Ma non vi chiedete mai perché, se sono testati, facciano male? Ma al di là di questo, noi riteniamo che nessuno possa arrogarsi il diritto di usare altri esseri viventi, torturarli, usarli come fossero oggetti. Noi non abbiamo un diritto sugli altri esseri che vivono sul nostro pianeta. Noi non abbiamo un sogno, noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo. Perché gli animali non sono fonte di reddito, gli animali non sono nostri schiavi, gli animali ci amano, perché far loro del male? Gli animali soffrono il dolore come noi, questo non vi basta. Questo post con le lacrime agli occhi. Questa è la storia di Double Trouble, adorabile miccia dal pelo arancione, morta sola e sofferente per mano dei suoi crudeli aguzzini. Le immagini di Double Trouble sono davvero forti, ma mostrano il vero volto della vivisezione e della sperimentazione animale. Double Trouble ha lo stesso dolce musetto dei tanti gatti che abitano le nostre case. Probabilmente anche a lei sarebbe piaciuto dormire sul letto, nascondersi in un armadio, ricevere coccole e affetto. Ma gli scienziati dell'Università del Wisconsin l'hanno trattata e manipolata come se fosse un oggetto privo di emozioni, costringendola ad assurde e inutili sofferenze sui tavoli dei loro schifosi laboratori. Per decenni, innumerevoli esemplari di gatti sono stati imprigionati, fatti a pezzi e uccisi in crudeli e inutili esperimenti sulla localizzazione dei suoni all'Università del Wisconsin. Quando la PETA ha appreso che gli sperimentatori di Wisconsin avevano scattato fotografie per documentare questo abuso, ha chiesto che fossero rilasciate. Sapendo che le persone si sarebbero rivoltate se la verità fosse venuta fuori, l'università ha lottato per mantenere segreta la sua crudeltà per più di 3 anni, ma con una causa legale la PETA è riuscita a farsi consegnare le foto. È così che siamo messi a corrente di queste fotografie inquietanti, mai viste prima, che mostrano la vita miserabile e la morte di un bel gatto arancione di nome Double Trouble, tormentato per mesi in questi esperimenti. Secondo i dati ottenuti da PETA, Double Trouble è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici invasivi ad occhi, orecchie e cervello. Nella prima operazione delle bobine di acciaio sono state impiantate negli occhi e un palo in acciaio inox avvitato nel suo cranio, in modo che la sua testa potesse essere immobilizzata durante gli esperimenti. Nel successivo intervento, quello raffigurato nelle foto, Double Trouble aveva affari praticati nel cranio per inserire gli elettrodi nel cervello. Gli sperimentatori non paghi
Hanno anche applicato una sostanza tossica nelle orecchie per farla diventare sorda. Impianti elettrici sono stati inseriti in entrambe le orecchie. I registri mostrano che una volta, durante l'anestesia, Double Trouble si risvegliò, vivendo un'esperienza dolorosa e sconvolgente, mentre gli sperimentatori le stavano aprendo il cranio. Un altro gatto, nello stesso laboratorio, si svegliò nel bel mezzo di un intervento chirurgico simile. Dopo gli interventi chirurgici, Double Trouble è stata sottoposta a sessioni sperimentali, trattenuta in un sacchetto di nylon e costretta ad ascoltare i suoni provenienti da diverse direzioni. Double Trouble è stata privata del cibo per diversi giorni prima di queste sessioni, al fine di costringerla a cooperare in cambio di un boccone di cibo. La salute di Double Trouble, nemmeno a dirlo, è rapidamente peggiorata. Più di 3 mesi dopo il suo ultimo intervento chirurgico, i registri descrivono come la sua ferita aperta, sanguinosa, purulenta, con gonfiore. Gli sperimentatori l'hanno costretta a subire quasi per 2 mesi questa situazione. Una delle ultime voci del registro di Double Trouble afferma appaiono segni di depressione. Alla fine, la gentile e sfortunata Micia in queste condizioni non serviva più. Allora l'hanno uccisa e decapitata, in modo da poter sezionarne il cervello. La PETA ora sta chiedendo al Ministero dell'Agricoltura e a quello della Salute americana di interrompere immediatamente i finanziamenti per questo tipo di progetto, che si stima abbia un interesse economico intorno ai 3 milioni di dollari. Gli sperimentatori hanno giustificato l'uso di 30 gatti come Double Trouble ogni anno in questo progetto crudele, non dicendo che avrebbe migliorato la salute umana, ma affermando che avevano bisogno di mantenere un numero produttivo di pubblicazioni che assicurassero il loro finanziamento. PETA ha invitato i funzionari federali per indicare sulle circostanze del trattamento orrendo inferto a Double Trouble. Buon viaggio, Double Trouble. Nella vita sei stata un oggetto, adesso sei solo immondizia.